Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Siuder e ragazzi, mamma mia ragazzi, quante cose stanno succedendo in questo end season ragazzi, incredibile, ne stiamo vedendo di tutti i colori. Il cubo ragazzi, il cubo, la cosa che è sulla bocca di tutti ragazzi, continua tranquillo a girare intorno alla mappa, rilasciando, tra l'altro ragazzi, lo avete visto anche voi, simboli antichi, ovviamente che abbiamo già visto essere associabili alle rune ragazzi. Ne scopriremo di più ovviamente strada facendo, ma sappiamo ragazzi che il cubo, le rune, i vichinghi, insomma ragazzi, tutte queste cose particolari sono tranquillamente collegabili all'ultima skin del Battle Pass, al Ragnarok, ragazzi. Ragnarok che vi ricordo essere una skin abbastanza importante per quello che riguarda come si chiama, il collettivo, nel senso per quello che le persone sanno e attribuiscono a lui. Praticamente è portatore di distruzione, ragazzi. Quindi sappiamo che Ragnarok non è un caso sia l'ultima skin, non è un caso che si possa associare al cubone gigantone, ragazzi. Siamo quasi certi che ci saranno dei grandissimi cambiamenti nella mappa di Fortnite per quello che riguardano le ultime 2 settimane e ovviamente la season numero 6 che si fa sempre più vicina. Oggi ragazzi voglio però parlarvi di un'altra cosa importantissima che in pochi stanno trattando, visto che siamo tutti super concentrati a vedere quello che questo dannato cubo continua a fare libero in giro per la mappa. Voi dovete sapere ragazzi che, come vi avevo già anticipato un po' di giorni fa in un video che avevo fatto, avevo detto che GG per Epic Games, visto che aveva già inserito dentro tutto il Battle Pass degli elementi che, se avessimo saputo come sarebbe stato il prosieguo di Fortnite, ci avrebbero già permesso di capire praticamente tutta la trama, tutto il tema di questa season 5. Quindi abbiamo visto ragazzi gli spray relativi alla skin Road Trip, abbiamo visto che c'era lo spray del castello che dovrebbe apparire, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma dovrebbe esserci. Abbiamo visto ragazzi un sacco di altri spray, di altri elementi che andavano a dare degli easter egg su quello che sarebbe arrivato. E forse ragazzi ce n'è un altro, anche senza il forse, ma forse questo non ci avete pensato ragazzi, uno degli ultimi spray della season numero 5 ragazzi è proprio questo. E questo spray ragazzi è interessantissimo perché va a riprendere che cosa? Esatto, un dinosauro ragazzi, un dinosauro. Come avevo già detto qualche secondo fa, se per caso dovesse esserci la distruzione di tutto da parte del signor Cubo, c'è anche ragazzi da potersi aspettare uno squarcio temporale talmente grande da addirittura avere la potenzialità di riportare tutta la mappa indietro nei millenni, ragazzi. Non è escluso che questo dinosauro possa, ragazzi, essere semplicemente il biglietto da visita per una nuova sessione che potrà davvero essere inerente ai dinosauri, ragazzi. E non è solo questo spray che mi fa dire quello che vi sto raccontando in questo video, ragazzi, ma voglio farvi vedere anche un'immagine che è nei file di gioco e che ancora non è presente nel gioco stesso. Siete pronti? Mi tengo! Mi raccomando, tenetevi a tutto quello che avete, ragazzi! 3, 2, 1!
Asgardar Girgir, guardalo qua, pro. Forse ragazzi voi non lo sapete, ma nei file di gioco è stato recuperato anche questo dinosauro che non è presente nel parco vicino a Palmeto Paradisiaco inerente i dinosauri. Questo ragazzi potrebbe sicuramente essere un altro elemento che verrà inserito nella mappa di Fortnite e che potrebbe anche addirittura essere un dinosauro vero, ragazzi. Noi non lo sappiamo se sia un dinosauro finto o un dinosauro vero, ma ragazzi, se questo dinosauro insieme ai tre dinosauri che abbiamo già visto nella nostra mappa vi hanno stupito, e allora ragazzi tenetevi ancora forte, perché c'è un altro elemento che è stato recuperato nei file di gioco. Siete pronti a vederlo? Guardatelo qua, Asgindir! Guarda che storia ragazzi! Questo ragazzi è un guscio spezzato di un uovo di dinosauro, ragazzi, e anche questo è presente nei file di gioco di Fortnite. Non sappiamo quale sia la vera funzionalità, ragazzi, sia del mega uovo di dinosauro che di quel dinosauro, ma oramai ci siamo abituati a capire che molti elementi nella mappa, molti elementi direttamente nel Battle Pass, sono legati ad eventi che devono succedere nel nostro Fortnite. Quindi ragazzi, voglio sapere da voi innanzitutto qui nei commenti se pensate che ci sia davvero un arrivo dei dinosauri nella nostra mappa di gioco, e soprattutto mi raccomando commentate qui sotto cosa ne pensate di questi dinosauri trovati anche nei file di gioco stessi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto, ciao!